Località di grande fascino e suggestione, dall'Eranion alla foce del Sele, Capaccio rappresenta uno dei luoghi più significativi dell'archeologia e del mito del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Il Museo Nazionale, aperto al pubblico, raccoglie pregevoli materiali raccolti in città, nelle necropoli dei dintorni e nel santuario di Era Argiva alla foce del Sele. Tra i reperti più interessanti da vedere si segnala la presenza della metopa Fittili, dell'Eranion di Foce Sele e della tomba del Tuffatore, datata dal suo scopritore al 480 a.C., uno dei pochi esempi di pittura greca. Nel 1943, nei pressi della masseria Gaudo, fu scoperta una vasta necropoli preistorica. Tra i vari scavi sono state portate alla luce numerose tombe a forno ricavate nel calcare, attribuibili a popolazioni dell'Asia Minore, e numerosi altri reperti: vasi, brocche, bicchieri, armi di selce e di rame, ora conservati al Museo di Pestum. Nella zona archeologica emergono i templi di Nettuno, di Cerere e Basilica, mentre sulla destra si apre il foro, anticamente agorà. Questi templi appartenevano a due santuari distinti, il meridionale dedicato ad Era e quello settentrionale probabilmente dedicato ad Atena, e sono attualmente visibili. I tre templi, rivolti verso est, sono di stile dorico e presero il nome di Basilica, Tempio di Nettuno e Tempio di Cerere. Degna di ammirazione è anche la cinta muraria dell'antica città, che corre per 4.750 metri, con quattro porte d'ingresso. Essa fu costruita dai Greci e poi consolidata e rifatta dai Lucani e dai Romani. L'intera area è percorsa dalla Via Sacra, nei cui pressi sono venute alla luce importantissime strutture civili e religiose. Di pari interesse è l'Eranion, il tempio pagano di Era Argiva. Il santuario di Era Argiva sorge presso la riva sinistra del Sele e risale al VII secolo a.C. Esso si componeva di un tempio sacro alla divinità venerata. Altri templi, dedicati a divinità minori e varie cappelle votive appartenenti a diverse città della Magna Grecia. Nei pressi del museo è apprezzabile la chiesa dell'Annunziata, basilica paleocristiana o proto-romanica, accanto ai resti del castello e la torre medievale, mentre nel territorio comunale è possibile effettuare un itinerario religioso partendo dalla visita alla Basilica Paleocristiana, il monumento più antico e pregevole. In località Gromola troviamo la chiesa dedicata a Santa Maria Goretti. Lungo la strada che porta verso la collina giungiamo alla bellissima cattedrale della Madonna del Granato, eretta nell'XI secolo, il cui culto ricorda quello pagano di Era Argiva con la sua statua in trono. Poco distante troviamo il moderno complesso di spiritualità Getsemani. All'interno è possibile ammirare la statua marmorea del Cristo raccolto in preghiera. Proseguendo per i silenziosi tornanti si entra in Capaccio, dove troviamo la chiesa di San Pietro Apostolo e il convento dei Frati Minori. Della vecchia Capaccio sono interessanti le rovine. Sul posto sono visibili i ruderi del castello. Il borgo è sito in posizione dominante rispetto alla piana di Pestum. Dal punto di vista naturalistico, il comune di Capaccio vanta la presenza di interessanti risorse. La pineta litoranea cammina lungo la spiaggia di Capaccio ed è costituita da numerose varietà di pino e boschi caratteristici della montagna del Conte, che consta in circa 10 ettari di macchia mediterranea, impreziositi da roverella, elce e varie specie di quercia, e di Monte Soprano, costituito da 15 ettari di macchia mediterranea, con castagno, cerro, leccio ed erica. È possibile trascorrere una giornata sulle rive del fiume Sele, lungo 63 km, che accoglie i fiumi Tanagro e Calore, oppure sulle rive del fiume Solofrone, che attraversa il comune di Capaccio.